Bentornati amici di YouTube in questo nuovo video di Romanzo in Fumetti. Oggi, in questo mio nuovo video, parlerò di fumetti e più precisamente di un fumetto in particolare e sto parlando di Ratman. Allora, Ratman, un fumetto italiano, appunto improntato sulle avventure di questo uomo ratto, possiamo dire, appunto Ratman. Comunque, andiamo subito a vedere. Come esempio, io prenderò in esame la parodia di 300, più precisamente 299 più 1, che formano 300. Questi fumetti mi sono stati prestati da un mio amico, che è un youtuber, che saluto, Ham Marty, Marty dovrebbe chiamarsi, che appunto me li ha prestati. Poi vi lascerò il link in descrizione. Fa video di recensioni di videogiochi e tutte queste cose tecnologiche molto interessanti. Andatele a vedere assolutamente, iscrivetevi al suo canale. Comunque, tornando a noi, appunto Ratman. Che cos'è Ratman? Ratman è questo qui, un supereroe, possiamo dire, perché alla fine è un supereroe satirico, possiamo dire, che una parodia, fa appunto delle parodie, e proprio questo che prenderò in esame oggi è la parodia di 300. Come potete vedere, naturalmente il Ratman con naturalmente l'elmo con le orecchie, e questa poi subito il titolo molto particolare 299 e il numero seguente più 1, e naturalmente fa 300. Allora, non vi starò a parlare precisamente di questi numeri perché comunque sono appunto la parodia di questo film e del fumetto poi appunto di 300, ma comunque vi parlerò un po' di Ratman in generale. Ratman è una specie di simbolo, perché comunque al giorno d'oggi trovare un fumetto italiano così è difficile. È di Leo Ortolani, ecco, ed è una parodia. Le parodie che fa Ratman sono veramente, veramente belle. Fanno ridere, non è però una risata puntata sulla parolaccia o qualcosa da ridere di veramente semplice, ma qualcosa anche di un po' maturo, possiamo dire, perché comunque è vero, è una parodia, perciò non è qualcosa di particolarmente maturo, se vogliamo dire, però comunque non è una presa in giro senza effettivamente avere un qualcosa su cui basarsi, ma è veramente una parodia sull'intero film o universo su cui si svolge la parodia. Giusto per farvi capire un po', i disegni non sono male, anche se non è che più di tanto interessano i disegni in un fumetto del genere, secondo me, ma giusto per farvi vedere che non sono brutti assolutamente. Questi poi sono abbastanza artistici, anche con i soldati spartani in marcia, sono i Termopili, e qui, ecco qui, soldati in marcia dietro Ratman che li vuole inseguire, cioè che, scusatemi, non è che li sta inseguendo perché vuole andare con loro. E poi riprende le scene del film, ad esempio qui la famosissima scena del film in cui Leonida getta nell'abisso qui l'ambasciatore di Cersei arrivato a Sparta, e appunto riprende, poi arriva qui Ratman proprio che sta giocando a golf su questa su questo abisso, e quindi sono cose che fanno abbastanza ridere, anche perché poi ad esempio ci sono anche dei nomi un po' particolari. Lui, ad esempio, qui Ratman nel personaggio che interpreta si chiama Scrotus, che è già tutto dire, e comunque è proprio un far ridere in maniera davvero. Magari ti viene quasi a dire, questo come ci ha pensato a questa battuta, non ti verrebbe mai in mente. Eppure sono cose che veramente fanno ridere.
E poi anche le copertine che sono molto belle, mi sono subito piaciute, sono molto d'impatto. Ad esempio qui possiamo vedere questa anche qui, che nella copertina naturalmente compare sempre Batman. E anche qui. Questo naturalmente è uno spartano, mentre questo fa la parte dell'immortale. Che poi tanto immortale non è. E comunque lui è sempre sfortunato, sempre un po' sfigato se vogliamo anche, perché comunque lui succede qualcosa, è sempre quello che cade, rimane indietro, viene preso in giro da tutti, addirittura qui, cioè, veramente qualcosa di appunto viene preso in giro da tutti, non è mai, non fa mai la parte, diciamo, dell'eroe, ma sempre un po' lo scemo del gruppo. Questo. E poi, comunque, anche la presa in giro a Cersei, se per caso avete visto il film, potete capire che fa ridere, o comunque può far sorridere, questa vignetta. Lui quando scende dalla scala, e si vede che ha i tacchi a spillo, perché naturalmente lui è un po' effeminato, se vogliamo, un pochino tanto, anche qui possiamo vedere, ecco, anche qui. E comunque è veramente un bel fumetto, consigliato, straconsigliato a tutti, a chi ama e a chi piace il fumetto spiritoso, che fa ridere, ma anche a chi non piace, perché io devo dire che amo il fumetto realistico, il fumetto d'impatto, come i vari Diabolico, comunque che sono fumetti reali, non presi in giro cose del genere. Però Rapman è veramente uno dei pochi che mi è piaciuto veramente tanto, e l'ho conosciuto da poco, proprio perché me l'ha consigliato il mio amico YouTuber. Che ripeto, vi metto il link in descrizione, andate a vedere i suoi video. Me l'ha consigliato lui e me l'ha un po' spiegato, quindi subito mi è piaciuto da quando mi ha prestato questi fumetti. Io vi saluto, vi consiglio di nuovo Ratman e ci vediamo al prossimo video.